2007 che il libro di Krishna è corretto pure Guarda, se quella copertina lì va bene, ah, 2007 no, no. è quella che sta No. leggendo Michela che con il Vabbè, sì, vabbè. diciamo che guarda, se quella copertina lì va bene. Cioè, non è che... No. Vabbè, no, non è tanta roba. È Contrarie. l'italiano corretto. L'italiano, sì, magari c'è qualche errore, che ne so, qualche refuso, qualche confusione di nomi, insomma, potrebbe esserci, cioè, non lo so. Però quello, per questo lavoro qui, meglio la Meglio quella versione, che copia. Ok, sì, non meglio, proprio assolutamente. Assolutely. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayo Radha Madhava profonde tenebre dell'ignoranza, ma il mio maestro spirituale mi ha aperto gli occhi con la torcia della conoscenza trascendentale. Offro a lui i miei più rispettosi ed umili omaggi.
Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Guravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashtatade Shatarine Jayo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Antaraja Srimad Bhagavatam Ki Jai, Hare Krishna devoti, qui devoti presenti, la Sacharya Prabhu, Bhakti in Palmira, Bhakti in Federica, Bhakti in Emanuele, Bhakti in Victoria, Bhakti in Irina. E poi abbiamo su Zoom Bhakti Francesco, Bhakti Monica, Hare Krishna Monica, quanto tempo? Rosalba, buongiorno, Bhakti in Valentina. E poi su Facebook abbiamo Kevala Bhakti Devi, Bhakti Alessandro, Bhakti Claudia Maria Teresa. Bhakti Alessandro, buongiorno. Due Bhakti Alessandro. Allora, incollo qui il link, cioè non il link, perdono, il verso 7237. Detto, no? Yes. Bhakti Monica, Hare Krishna. Allora, leggiamo dallo Srimad Bhagavatam, canto settimo intitolato La scienza di Dio, capitolo secondo intitolato Hiranyakashipu, il re dei demoni. Giuseppe, Hare Krishna, il verso numero 37, che leggiamo insieme. Shriyamo vacha Shriyamo vacha Aho amisham vayasadikanam Aho amisham vayasadikanam Vipashyatam loka vidim vimoha Vipashyatam loka vidim vimoha Yatra gatastatra gatam manusham Svayam sadharmapi socantyapartam Svayam sadharmapi socantyapartam Shriyama uvacha Shriyama uvacha Aho amisham vayasadikanam Aho amisham vayasadikanam Vipashyatam loka vidhim vimoha Vipashyatam loka vidhim vimoha Yatra gatastatra gatam manusham Svayam sadharmapi socantyapartam Shriyama uvacha Aho amisham vayasadikanam Vipashyatam loka vidhim vimoha Vipashyatam loka vidhim vimoha Yatra gatastatra gatam manusham Yatra gatastatra gatam manusham
Svayam sadharma pi socham tyapartam. Svayam sadharma pi socham tyapartam. Ok, però la prima parola, Shriyama Uvacha. Shriyama Uvacha. Shri Yamaraj disse. Shri Yamaraj disse. Aha. Aha. Ahimè. Ahimè. Amisham. Amisham. Di queste. Di queste. Vayasa. Vayasa. Per età. Per età. Adhikanam. Adhikanam. Avanzate. Avanzate. Vipashyatam. Vipashyatam. Che vedono ogni giorno. Che vedono ogni giorno. Lokavidim. Lokavidim. La legge della natura. La legge della natura. Cioè che tutti muoiono. Cioè Vimoha. Vimoha. La confusione. La confusione. Yatra. Yatra. Da dove? Da dove? Agata. Agata. È venuta. È venuta. Tatra. Tatra. Là. La. Gatam, Gatam. Ritornato. Ritornato. Manusham, Manusham. L'uomo. L'uomo. Svayam, loro stesse. Sadharma, simile in natura, simile in natura. Cioè destinato a morire. Cioè a morire. Api, sebbene, Shochanti, lamentano. Lamentano. Apartam. Apartam. Inutilmente. Inutilmente. Traduzione e spiegazione di Sua Divina Grazia. Bhai Charana Ravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada chi? Jai. Jai. Sì. Sri Yamaraj disse, allora, Hiranyakashipu sta raccontando una storia consolatoria. A chi la sta raccontando? Ai suoi nipoti, i figli di suo fratello morto per mano di Vishnu, per mano di Varahadeva, a sua madre e a sua, la moglie del fratello, la cognata, giusto? Sì. La moglie del fratello, la cognata, sì. Li sta consolando e sta adesso raccontando una storia a sostegno di ciò che sta affermando. Una storia, non una storiella, ma una storia, proprio storia, questa è storia. La storia di Suyagya, re del regno Asinara, Asinara. Morto in battaglia, re virtuoso, morto in battaglia, adesso circondato dalle sue mogli, che ne piangono appunto la dipartita. In quel momento arriva un bambino. E chi è questo bambino? È Yamaraj, il re della morte. Prabhupada nella spiegazione precedente diceva questo bambino esprimeva, ancora non l'abbiamo letto, però esprimeva una filosofia molto profonda, esprimerà una filosofia molto profonda. E la gente è molto interessata ad ascoltare la filosofia quando essa è esposta da un bambino. Il Prabhupada una volta ha detto, bambini e anziani possono dire quello che vogliono, in mezzo stai sempre a litigare. In mezzo, bambino, bambino, anziano, vabbè, che ti metti a discutere con un anziano? In mezzo sono discussioni. In mezzo si discute, si litiga. Allora, vediamo che cosa dice Yamaraj sotto le mentite spoglie di un bimbo. Hare Krishna Prema Niketana Prabhu. Sri Yamaraj disse, ahimè, che strana situazione. Queste persone che sono più grandi di me hanno sperimentato direttamente che migliaia, centinaia di migliaia di esseri viventi nascono e muoiono, perciò dovrebbero capire che anche la loro morte è sicura, eppure rimangono sempre sconcertati. L'anima condizionata viene dall'ignoto, e torna dopo la morte nello stesso luogo ignoto. Non c'è eccezione a questa regola, che è guidata dalla natura materiale. Se sono a conoscenza di questo fatto, perché si lamentano inutilmente? Rileggiamo insieme. Shri Yamaraj disse. Shri Yamaraj disse. Ahimè, che strana situazione. Ahimè.
Queste persone sono più grandi di me. Hanno sperimentato direttamente che migliaia, centinaia di migliaia di esseri viventi, che migliaia, centinaia di migliaia nascono e muoiono. Perciò dovrebbero capire che anche la loro morte è sicura. Eppure rimangono sempre sconcertati. L'anima condizionata viene dall'ignoto. E torna dopo la morte nello stesso luogo ignoto. Non c'è eccezione a questa regola. Che è guidata dalla natura materiale. Se sono a conoscenza di questo fatto, perché si lamentano inutilmente? Spiegazione di Srila Prabhupada. Il Signore afferma nella Bhagavad Gita 2.28: Abhyakta adini bhutani, abhyakta madhyani bharata, abhyakta nidanani eva, tatraka paridevana. Tutti gli esseri sono in origine non manifestati, si manifestano nel loro stato transitorio e una volta dissolti tornano ad essere non manifestati. A che serve dunque lamentarsi? Proprio stesso identico concetto. 2.28 della Bhagavad Gita. Ecco perché è importante assimilare bene, sufficientemente bene, i contenuti della Bhagavad Gita, tutto il flusso, no, degli insegnamenti offerti da Krishna dal Bhagavad Gita, altrimenti arriviamo allo Srimad Bhagavatam abbastanza impreparati. Potremmo rimanere spiazzati molte volte. Invece, ecco, infatti Prabhupada poi richiama il verso della Bhagavad Gita a cui si riferisce. Se uno ha una chiara idea della Bhagavad Gita, subito, dopo aver letto questo verso di Yamaraj, subito pensa, ma io questa cosa qui l'ho già letta. Ma nella Bhagavad Gita, nel capitolo secondo, addirittura individuo pure il verso. E infatti è il 2.28. Dando per scontata l'esistenza, l'ho letta la traduzione del verso 2.28? Tutti gli esseri sono in origine non manifestati, si manifestano nel loro stato transitorio e una volta dissolti tornano ad essere non manifestati. A che serve dunque lamentarsi? Dando per scontata l'esistenza di due categorie di filosofi, l'una che sostiene l'esistenza dell'anima e l'altra che la nega, sia in un caso o nell'altro, sia in un caso sia nell'altro, non c'è ragione di lamentarsi. Coloro che non credono nell'esistenza dell'anima sono chiamati atei dai seguaci, sono chiamati atei dai seguaci della saggezza vedica. Ma anche se solo per ipotesi accettassimo questa teoria atea, non ci sarebbe comunque ragione di lamentarsi. A prescindere dall'esistenza separata dell'anima, anche gli elementi materiali rimangono allo stato non manifestato prima della creazione. Da questo stato sottile non manifestato si genera la manifestazione, così come dall'etere si genera l'aria, dall'aria il fuoco, dal fuoco l'acqua. Per fuoco l'acqua? Basta pensare al sudore. No? E dall'acqua la terra. Dalla terra scaturiscono le manifestazioni più svariate. Per esempio, un grande grattacielo si manifesta dalla terra e quando viene smantellato la sua forma manifestata diventa di nuovo non manifestata, finché nell'ultima fase rimane sotto forma di atomi. La legge della conservazione dell'energia trova un'applicazione costante nel corso del tempo. La legge della conservazione dell'energia trova un'applicazione costante nel corso del tempo. L'unica differenza sta nel fatto che le cose sono o manifestate o non manifestate. Che ragione c'è di lamentarsi, sia allo stato manifestato che a quello non manifestato? Comunque, anche nello stato non manifestato, niente va perduto. Sia all'inizio che alla fine, tutti gli elementi rimangono non manifestati. E questo non comporta alcuna vera differenza a livello materiale. Se accettiamo la conclusione vedica stabilita dalla Bhagavad Gita, Antavanta Ime Deha, che questi corpi materiali sono soggetti alla distruzione nel corso del tempo, Nitya Syokta Sharirina, ma che l'anima eterna, ripeto, se accettiamo la conclusione vedica stabilita dalla Bhagavad Gita,
ovvero che questi corpi materiali sono soggetti alla distruzione nel corso del tempo, ma che l'anima è eterna, allora dobbiamo sempre tenere ben presente nella mente che il corpo è come un vestito. Perché dunque piangere per un cambiamento di vestito? Il corpo materiale non ha una vera esistenza in relazione all'anima eterna, ripeto. Il corpo materiale non ha una vera esistenza in relazione all'anima eterna, ma è simile ad un sogno. In sogno possiamo pensare di volare in cielo o di essere seduti su un cocchio regale, ma quando ci svegliamo vediamo che non ci troviamo né in cielo né seduti sul cocchio. La saggezza vedica incoraggia la realizzazione spirituale basandosi sulla non esistenza del corpo materiale. Ripeto, la saggezza vedica incoraggia la realizzazione spirituale basandosi su che cosa? Sulla non esistenza del corpo materiale. Perciò, in un caso o nell'altro, sia che crediamo nell'esistenza dell'anima, sia che non ci crediamo, non abbiamo motivo di piangere per la perdita del corpo. Però si piange. Però si piange, e quindi è dovuto all'ignoranza. Se si piange, vuol dire che siamo immersi nell'ignoranza. Ignoranza che deriva dall'attaccamento a qualcosa che non è nostro. Ah, allora. Il Mahabharata commenta: Adarshanat ihayata punaschadarshanam gata. Questa affermazione potrebbe avallare la teoria degli scienziati atei, secondo la quale il bimbo ancora nel grembo della madre non ha vita, ma è semplicemente un ammasso di materia. Lump of matter? Lump. Un grumo di materia. In base ad una teoria del genere, nel caso che questo grumo o ammasso di materia sia estratto con un'operazione chirurgica, la vita non sarebbe sacrificata. Il corpo del bambino sarebbe simile ad un tumore. E se si opera un tumore e lo si getta via, non si commette alcun peccato. Lo stesso argomento potrebbe essere usato a proposito del re e delle sue regine. Il corpo del re era stato manifestato da una fonte non manifestata. Il corpo del re era stato manifestato da una fonte non manifestata e in seguito era tornato allo stato non manifestato. Poiché la manifestazione esiste solo nello stadio intermedio, cioè tra i due punti di non manifestazione, non manifestato, manifestato, non manifestato, perché piangere per un corpo manifestato in questo breve lasso di tempo? Perché piangere? Perché siamo ignoranti, perché siamo proprio ignoranti, ignoranti. Dunque, la saggezza vedica incoraggia la realizzazione spirituale basandosi sulla non esistenza, tra virgolette, non esistenza del corpo. Che significa? La saggezza vedica incoraggia la realizzazione spirituale basandosi sulla non esistenza del corpo materiale. Come ci siamo detti il giorno di Jammashtami, noi non siamo né per il corpo né contro il corpo, no? Non siamo né per il corpo né contro il corpo. Essere per il corpo che significa? Se l'è attaccato al corpo. Fare tutto per il corpo, no? Essere contro il corpo che significa? Me lo trascuri, questo corpo. Io non sono questo corpo. Io non so. Io non sono questo corpo. E quindi lo tralasci, lo trascuri, lo lasci così, no, sporco, senza cure. Noi non siamo né per il corpo né contro il corpo, noi siamo per Krishna. E per questo utilizziamo il corpo al suo servizio, perché è fatto di energia materiale. Jantra Rudani Maya Ya, è fatta di mia energia materiale il corpo, quindi è. Sciapani che è proprio scritto. Allora, noi non siamo per il corpo, non siamo contro il corpo, siamo per Krishna e per questo siamo il corpo al suo servizio. Allora, che significa questa frase? La saggezza vedica incoraggia la realizzazione spirituale basandosi sulla non esistenza del corpo materiale. Ovviamente non sta parlando di essere contro il corpo, non ci sta suggerendo di trascurare, come diceva Bhakti Palmira, il corpo, ovviamente. Però la realizzazione spirituale si basa sulla non esistenza, sul concetto della non esistenza del corpo. Allora,
Secondo capitolo della Bhagavad Gita. Infatti, Srila Prabhupada esordisce subito con un verso della Bhagavad Gita 2.28, verso importantissimo. Allora, cosa succede nel secondo capitolo? Cos'è il secondo capitolo? Ne ho detto, è un preludio, no? È un preludio di tutta l'opera, così come in una sonata. Il preludio cos'è? È quella composizione breve che precede la sonata, nella quale sono presentate i contenuti, le tematiche che poi saranno espresse e sviluppate pienamente nel corso, quindi appena accennate, e poi sarà tutto spiegato, esposto e sviluppato nel corso della sonata, no? Questa è la sinfonia, no? Ok, c'è il preludio. Il secondo capitolo è un preludio. Allora, Hare Krishna Teresa, buongiorno. Allora, Shri Krishna, cosa ci dice nel secondo capitolo? Cosa sta dicendo ad Arjuna in questo secondo capitolo? Sta fornendo ad Arjuna tre ragioni. Questo ce lo dobbiamo sempre ricordare, perché la Bhagavad Gita, poi il secondo capitolo è un preludio, ancora una volta, stesso discorso di prima. Non posso capire il Bhagavadam se non capisco la Bhagavad Gita, e non posso capire la Bhagavad Gita se non capisco il secondo capitolo. Se vogliamo, non posso capire il secondo capitolo se non capisco l'introduzione. C'è quell'introduzione, c'è quell'introduzione di Srila Prabhupada, che sapete che proprio in alcuni paesi del mondo ne hanno fatto un libro a parte. Raja Vidya, mi sa che l'hanno chiamato. Cioè proprio è un libricino introduttivo straordinario, di una potenza inaudita. Comunque, il senso è, se non capiamo bene il secondo capitolo, cosa sta succedendo nel secondo capitolo, non capiremo che cosa sta succedendo veramente in tutta l'opera. Per quello c'è il secondo capitolo, il preludio, è proprio per quello, per preparare poi lo studente, così come il compositore compone il preludio, per preparare l'ascoltatore all'opera. Si arriva preparati, no? Perché il preludio prepara e offre accenni delle tematiche. Allora, in questo secondo capitolo noi troviamo Krishna che espone ad Arjuna tre ragioni per cambiare idea. Arjuna deve assolutamente cambiare idea. Qual è questa idea? L'idea dell'abbandonare il campo di battaglia, e così quindi abbandonare i propri sacri doveri. Quindi Krishna sta dicendo ad Arjuna: abbandona l'idea di abbandonare questo campo di battaglia e con esso i tuoi doveri, i tuoi sacri doveri. Allora, prima ragione. Ripeto, Krishna che sta esponendo ad Arjuna tre ragioni affinché Arjuna cambi idea. Qual è l'idea che deve cambiare? L'idea di abbandonare il campo di battaglia e quindi i suoi sacri doveri. Allora, prima ragione, dall'11 al 30. Esatto, senso di identità, riguardo all'eternità dell'anima. Ecco perché qui dice: la saggezza vedica incoraggia la realizzazione spirituale basandosi sono le basi, basandosi sulla non esistenza del corpo materiale, non esistenza tra virgolette, perché non è un'esistenza che pertiene all'anima, è separata, bhinna prakriti ashtada, no? È separato. Allora, non sono mischiati in realtà, è l'anima che è coperta e ha bisogno di purificarsi da questa copertura che ottunde tutte le sue capacità, gnoso, prassiche, tutte le sue capacità di percezione, di elaborazione, di traduzione operativa, fattuale, no? Di quello che ha pensato, elaborato, tutto compromesso proprio da questa copertura, come l'acqua è compromessa quando è coperta dalla terra. Tant'è vero che la chiamiamo l'acqua, fango, che ci fai? Sì, sarà liquida, sarà sicuramente acqua se la filtri, no? La separi. E però la puoi bere? Ah, faccio una bella bevuta di fango, mi ci posso lavare? Mi sporco. Quindi la prima ragione, la base per la realizzazione spirituale, la prima ragione dall'11 al 30 riguarda l'eternità dell'anima. La seconda dal 31 al 39, al 38, perdon, dal 31 al 38. Fa leva su che cosa? Ve lo ricordate? Qualcuno se lo ricorda? Mi ha dato qualcosa nell'occhio, non so neanche come. Qualcuno lo sa? Qual è la seconda ragione? Fa leva su che cosa? Non so.
Sul senso del dovere marziale, no? Arjuna è un kshatriya, quindi non abbandonare i tuoi doveri, il tuo svadharma relativi al tuo ruolo sociale, al tuo varna, no? Svadharma sono i doveri legati al proprio varna, no? Al proprio vero ruolo sociale, ruolo nella società. Ok, quindi la seconda ragione fa leva su questo, sull'assunzione di responsabilità da parte di Arjuna. Dal 31 al 38, quindi 11, 30, 31, 38. La terza e ultima, ovvero quella definitiva, la ragione definitiva, la conclusione, il grand finale, no, come gli americani adesso dicono il grand finale. La terza e l'ultima, nonché definitiva, ragione è incentrata sull'azione disinteressata, sul sacrificio disinteressato. Qualche mese fa, alla Cave, ma neanche tanto, tanti mesi fa, abbiamo parlato di alcuni esempi di sacrificio disinteressato proposti dal Ramayana. Sacrifici disinteressati, azioni disinteressate. Perché questa rappresenta la conclusione? Sono tutte collegate, e questa ultima ragione rappresenta la conclusione. Definitiva, suprema, necessaria. Ok, allora non sono questo corpo, sono un'anima spirituale, e c'è tutta l'analisi, la discettazione di Krishna riguardo dell'eternalità dell'anima, si dice eternalità, in contrapposizione alla temporalità invece della materia, se siamo questa, se non siamo questo corpo, quindi le caratteristiche intrinseche dell'anima, eccetera. Non muore quando il corpo muore, eccetera. Poi fa leva sull'assunzione di dovere e sprona Arjuna a non abbandonare il campo di battaglia e quindi i suoi sacri doveri. Terza ragione, fallo, sì, fa la vera, grazie, la vera motivazione si trova proprio alla base di tutto, è il sacrificio disinteressato. Sei un'anima, mia parte integrante, poi dirà nel 15° capitolo, no? Sei uno kshatriya, adesso temporaneamente, sei un'anima eterna che temporaneamente in questa vita per guna e karma, ovvero per guna, per inclinazioni e per karma, quindi per naturale propensione attitudinale, tu sei uno kshatriya. E allora, tu, anima spirituale, in questa incarnazione, difensore del Dharma, fallo per me, perché sennò quale sarebbe lo scopo dell'agire? Agire perché? Agire per chi? Ah, e Krishna dice: se tu agisci per me, grazie a questa azione improntata al sacrificio, caratterizzata dal sacrificio disinteressato, tu potrai trascendere tutte le circostanze materiali. E quali sono le circostanze materiali alla fine? Azione e reazione. Sì, tu supererai le dinamiche dell'azione materiale, ovvero azione e reazione. Ad ogni azione corrisponde una reazione, uguale e contraria, no? Questo dal 39 al 53. Guarda che c'è un sigaro. Questa terza ragione viene espressa dal 39 al 53 della Bhagavad Gita. Oh, arriviamo al domanda anche come agisce quella famosa domanda che fa Arjuna, Sì, come esatto. agisca. Esatto, prima, no? Se, do, certo, Arjuna a un certo punto rivolge questa domanda. Di spiegargli le caratteristiche dell'anima realizzata, no? Allora, 2.28, 2.28, quindi ci troviamo in quale delle tre ragioni? Alla fine della seconda, fino a 2.31. Ok. 2.30. Questa è l'arringa finale, 2.28, 2.28. Krishna sta cercando di convincere Arjuna a perseverare nel suo dovere, a non rinunciare quindi al suo dovere. Perché Arjuna vuole rinunciare al suo dovere per paura di ciò che potrà accadere
ai suoi cari. Questo lo immobilizza. Questo lo immobilizza. E quindi Krishna gli sta parlando, siccome lui è immobilizzato, paralizzato dalla paura, cosa succederà? Sta identificando se stesso e poi tutte le persone schierate contro di lui e anche con lui, con il loro corpo. Lui si identifica col proprio e sta identificando gli altri con il loro corpo, quindi è paralizzato. Paura, paura, l'ignoranza, no? E quindi Krishna gli parla della temporalità di tutto ciò che è materiale e della, in contrasto con che cosa? Con l'eternalità dello spirito. Quindi Krishna che cosa sta dicendo? 2.28, cosa ci sta dicendo il 2.28? Dice, tutti gli esseri creati sono in origine non manifestati. Si manifestano nella loro fase transitoria e una volta dissolti tornano allo stato non manifestato. A che serve dunque rattristarsi, o discendente di Bharata, tu che appartieni a questa dinastia di ressanti, no? Beh, perché ti stai lamentando? Illuminati, illuminati. Come fai ad essere così ottenebrato in questo momento, così oscurato? Ah, che fine ha fatto la tua conoscenza? Ok, quindi cosa significa questo discorso? Tutti gli esseri creati sono in origine non manifestati, poi si manifestano madhyani, no? Vyakta madhyani allo stato mediano e poi di nuovo tornano allo stato non manifestato. Rebus sic stantibus, stando così le cose, perché ti lamenti? Perché ti rattristi? Che cos'è questa debolezza? Che cos'è questo Karpanya dosha? Cos'è il Karpanya dosha? Arjuna ammette nel 2.7 Karpanya doshopahata svabhava. Karpanya dosha cos'è? Una debolezza causata da un avara, sì, una debolezza meschina, avara, causata confusa dalla cieca confusione. Dalla confusione, dall'ignoranza, Karpanya dosha. Cos'è questo Karpanya dosha? Da dove viene? Tu, discendente di Bharata, ma qua è una cosa strana, ti dice, no? No, uno non se l'aspetterebbe da uno come te. Allora, cosa significa questo discorso? Cominciamo a dare questo discorso di Krishna del 2.28. Ah, gli esseri creati prima sono non manifestati, poi manifestati, poi di nuovo non manifestati. Che significa? Beh, lo vediamo tutti i giorni, tutti i giorni. Come in agricoltura, no? Anche se adesso c'è l'usanza non più tanto quella di seminare quanto quello di piantare, no? Comunque, diciamo, solitamente si interrano dei semi. Peraltro, i semi provengono da una coltivazione precedente, giusto? Questo è interessante, ricordiamocelo, eh? Allora, teniamolo a mente, non è che il seme, puff, dal nulla, viene da una coltivazione precedente. Allora, seme, tu lo interri, stato non manifestato. Shrila Prabhupada una volta agli scienziati, ad una ragazza, ad un gruppo di ragazzi che andarono lì, studenti, no, di medicina, di scienze naturali, disse: voi siete in grado, a seguito di tutti i vostri studi, no, siete in grado di creare un solo seme di baniano? Non so, che contiene potenzialmente quell'albero immenso, un albero baniano adulto, ti sembra una foresta perché le sue radici in realtà poi ritornano giù e sembrano altri tronchi, no? Un albero baniano adulto, diciamo così, sembra una foresta. E tutto racchiuso in quel seme lì, che potenza, no? Che potenza mistica, incredibile, solo Krishna può fare una cosa del genere. Voi riuscite a creare un seme che contenga dentro un albero immenso? Come fa Krishna a contenere in un semino così un albero così immenso? Allora, no, non possiamo, risposero i ragazzi. No, non, no, non, noi non possiamo effettivamente. E allora, di che cosa parlate? Allora, come nell'agricoltura, analizziamo questo verso. All'inizio c'è la fase del seme, non lo vedi, non è manifesto, a parte che non lo vedi perché sta sottoterra. Poi non vedi, anche se vedessi il seme, perché prima di piantarlo lo vedi, non vedi La cosa. forma non è L'albero rimane. che sta. Sì, ma neanche lontanamente tu ci vedresti una zucchina, una melanzana o dei pomodori. Infatti non è manifestato. Non è Quindi è manifestata a livello di seme. A livello.
Volevi dire qualcosa? No. Stavi muovendo il dito tipico di quando vuoi fare una citazione. Anche il seme, prima di essere maturo, cioè passano i livelli successivi, qui è proprio un punto proprio, non sono ancora lì. Sì, appunto, non è manifestato, no? Ok. Che Poi, varianza non avyakta, esatto, avyakta adini, nella fase non manifestata, dice 2.28, avyakta, esatto, che vyakta significa manifestato, avyakta, non manifestato. Quindi potremmo definirla la fase di seme, appunto, avyakta, avyakta adini, va bene, in origine non è manifestata. Poi spuntano i primi germogli, quindi inizia ad essere manifestata, che poi sarebbe Pradana, Prakriti, Mahatattva. Comunque non entro, se no veramente facciamo mezzanotte. Allora, ancora si manifesta, ma ancora non è differenziata, non ci sta, non so, se è una pianta di pomodori, non ci stanno tutti i rametti, ogni rametto, tutta una serie di pomodorini, no? Eccetera. È una cosa manifestata, ma non ancora differenziata, no? Sarebbe Prakriti, Pradana, no? Vabbè, Hare Krishna. Poi spuntano i germogli, abbiamo detto vyakta madhyani, vyakta manifestato, no? Madhyani significa nel mezzo, quella è la fase mediana in cui tu la vedi, ciò che prima non vedevi adesso lo vedi. A quanto dura una pianta di pomodori? Qualche settimana? Un mesetto? Non lo so, non ricordo, ma poi si giunge alla fase del raccolto in cui è manifestata, differenziata, guarda che bei pomodori Non quest'anno, mi per dire, no? Facciamo una bella insalata e lo offriamo a Krishna, bene? E così tornano allo stato non manifestato. Appunto, ce lo mangiamo, chi li vede più? Erano tanto buoni questi pomodori. Ok. Hare Krishna Michela. E Prabhupada quante volte dice, Srila Prabhupada quante volte dice, questo è il ciclo inevitabile, ineluttabile della natura. Funziona così, possiamo cambiarlo? Possiamo cambiare? No, non possiamo cambiare questo stato naturale delle cose. Quindi perché agitarsi? O perché eccitarsi? Perché eccitarsi o agitarsi? Agitarsi nel senso di lamentarsi. Perché rattristarsi, come dice qui Yamaraj? Perché? Che valore ha, che senso ha l'eccitazione per una cosa che ha un inizio e una fine? E che senso ha? Oh, la mestizia, no? Il tedio, la lamentela, straziante. Poi ci sono casi in cui veramente i lamenti, si chiamano le geremiadi, no? Le geremiadi, le lamentazioni straziate. Che senso ha? Qual è? Ci dice Krishna, ci fa notare Krishna. È cinico Krishna, non tiene conto della nostra sensibilità, è insensibile, cinico Krishna, cattivo Krishna. Cattivo e insensibile, no, non è né cattivo né insensibile. Perché? Perché ovviamente questa qui è l'arringa finale, 2.28, poi c'è il 29, poi c'è il 30 e poi entra in una nuova, inaugura, esordisce con una nuova ragione per convincere Arjuna a combattere. Questa qui è chiaro, si è estrapolato, La fosse fine soltanto questo della verso, beh, un attimino di cinismo potremmo determinarcelo, no? Però no, questa è l'arringa finale, c'è tutto un flusso precedente. Per esempio, il verso prima che cosa dice? 27. Così come la morte è certa per chi nasce, certa la nascita nascita per chi muore. per chi muore, quindi la chiameremo la rinascita, no? Per chi muore, questo è 27, per chi è nato la morte è certa, per chi nasce, per chi muore la nascita è certa, no? E cosa gli dice in quel verso? Quindi fai il tuo dovere senza lamentarti. Fai il tuo dovere senza lamentarti. E ancora prima sta parlando delle caratteristiche dell'anima. Praticamente sta enunciando le glorie dell'anima. Agyoni tya shashvato yampurano, anahanyate hanyamaneshanire. Non muore quando il corpo muore, eterna, primordiale, sempre esistente, originale, immortale, Consciente. sicuramente cosciente. Quindi fai il tuo dovere senza lamentarti. Allora, perché? Perché ciò che è manifestato adesso già lo sai che tornerà ad essere non manifestato. Così accade in un campo agricolo, così succede per i corpi,
succede, ma in realtà l'anima è l'elemento permanente, immutabile. È il corpo che cambia, sono gli aspetti esteriori della materia che cambiano, ma non l'anima. Ecco che quando Prabhupada dice no, perché dici tu, ma tu materialista, no? Che hai sempre vissuto, che significa materialista? Materialista significa una persona che si identifica con la materia. Dico che materialista è un insulto, eh? Si chiama... come si dice? È una affermazione tecnica, no? Cioè tu stai sempre... un'osservazione. Basa tutto sulla materia. Sì. Allora, tu che hai vissuto tutta la vita pensando di essere materialista, è una valutazione tecnica, perdono, una valutazione tecnica, non è, materialista, non è un insulto, materialista, no, allora, una persona che ha vissuto tutta la vita pensando di essere questo corpo, quindi avendo agito tutta la vita per il corpo, quello si chiama materialista, pensa di il corpo è fatto di materia, eccetera, allora, tu materialista, no? Gli dice, Srila Prabhupada dice al materialista, ad un materialista immaginario. Tu materialista, perché piangi dinanzi a questo cadavere che tu chiami marito, figlio, eccetera? Perché dici non c'è più? Perché te ne sei andato? Cos'è che dici? Perché te ne sei andato? Perché mi hai lasciato? No? Si dice così, no? Viene da, perché ci hai lasciati? Mamma, perché ci hai lasciati? No? Ma il corpo è qui, hai vissuto tutta la vita pensando che questa persona sia il corpo, fosse il corpo. E il corpo è ancora tutto lì. Forse manca qualche sostanza chimica? Manca qualcosa? Ecco che Sua Santità Bhakti Svarupa Dhammadhara Maharaj, biologo, scienziato e discepolo di Srila Prabhupada, Sannyasi, Dikshagura, eccetera, ha lasciato il corpo, 20 anni fa circa, sfidò durante un summit mondiale, sfidò i suoi colleghi dicendo portatemi o ditemi quale sostanza chimica mancherebbe ad un cadavere per riportarlo in vita e ve la fornisco io. Tutti disturbati, no, non è possibile. E allora? Si capisce il punto? Allora, io perché sei andato? No, è tutto lì, il corpo è ancora tutto lì. Quindi lo stai, quindi l'intuizione ce l'hai che la persona non è il corpo. Anche hanno si capisce? Sì, sì. Molti infatti hanno l'intuizione che non è il corpo la persona, no? Però magari quando una persona lascia il corpo, piangono, oppure si disperano perché non possono più relazionare con quell'anima perché ha lasciato quel corpo, comunque non poteva relazionare con loro, quindi gli manca proprio l'affetto di quell'anima, no? L'affetto che quell'anima gli dà. Quindi gli manca. Quindi gli manca. C'è una mancanza, c'è un vuoto. C'è un vuoto. Ma ritorniamo sul al punto. Sì, certo. Il vuoto non lo puoi riempire con quello che dici tu. Il vuoto, il nostro vuoto ha una forma ben precisa, forma, dimensioni ben precise. Quelle di Krishna? Se io ci infilo dentro tutto quello che voglio, secondo me lo andrà a riempire, sarà sempre un vuoto. Infatti quello è un legame non solo non tanto al corpo fisico rossano, ma al corpo sottile che l'anima in quel momento... È l'ignoranza, perché allora, è vero, si potrebbe piangere. Infatti il puro devoto è paradukaduki. Che significa paradukaduki? Che soffre nel vedere gli altri soffrire o nel sapere che stanno soffrendo. Effettivamente... Infatti cos'è che dice Srila Bhaktisiddhanta quando raccontò quella storia? Tu, figlio di macellaio, tu macellaio, non vivere né morire. Le benedizioni, non la sapete questa storia di Srila Bhaktisiddhanta? No. Al Brahmachari disse, tu muori, ti benedico con la morte. Che Brahmachari... Sicuramente. Sì, prima che cambi idea o prima che al devoto disse che tu muoia o che tu viva, ti va bene. C'è sempre una coscienza di diciamo. Al macellaio disse tu è meglio che né muori né vivi né muori, perché vivere per te significa scannare, ammazzare,
torturare e decimare, no? E sporcarsi, sì, appesantirsi karmicamente, morire significa, Dio mio, che fine ingloriosa, no? Penosa, straziante. E così, e quindi sì, effettivamente. Un penale potrebbe essere proprio sapere che quella persona che è deceduta magari era in molti peccati, quindi sapere che in quel momento l'anima sta soffrendo. Sta soffrendo. Allora certo, ma per quello dovremmo piangere, non per un moto emotivo o utilitaristico, perché mi manchi o non posso più relazionare con te. Cioè, siamo sempre lì, è una forma di egocentrismo quella lì, no? Però è vero, il puro devoto piange, no? Chissà che fine ha fatto, cioè, è triste, poverino, non ho fatto in tempo. Non è fatto in tempo ad aiutarlo, è quello il punto. Perciò, siccome prima o poi diventeremo puri devoti, prima o poi, cioè, sicuramente torneremo ad essere puri devoti. Cerchiamo di fare adesso tutto quello che possiamo fare, anche di più. Non autoimponiamoci limiti. Facciamo tutto quello che possiamo fare e molto di più per diffondere la coscienza di Krishna. Noi non sappiamo mai quello che ci sta davanti al semaforo rosso, no? Scatta verde, rimane l'inchiodato a guardarsi il cellulare, e gliene diremo quattro. Non sappiamo, magari questo qui, fra qualche ora, fra qualche giorno, lascia il corpo, chissà che fine farà, no? Cerchiamo, quello davanti a noi nella fila, al supermercato, eccetera. Intelligentemente, anche ieri, Bhakta Fabio ha lasciato un libro di Srila Prabhupada nel reparto delle fettine di carne di un supermercato, no? Dobbiamo fare tutto quello che è nostro potere, e possediamo un potere inimmaginabile, perché costituzionalmente, ontologicamente siamo parte di Krishna, e se partecipiamo facendo la nostra parte, in quanto parte di Krishna, facciamo la nostra parte nel piano di Krishna. Krishna, attraverso ognuno di noi, può fare miracoli. Ce l'ha già dimostrato con un signore di 70 anni, dai 70 agli 80, che ha fatto delle cose sovrumane, no? Giusto? Ce l'ha già dimostrato Krishna, no? Ok, può farlo con ognuno di noi, quale che sia la nostra posizione, ok, un ruolo sociale o condizione, eccetera. Allora, ci dobbiamo dare molto, molto, molto da fare nel distribuire la coscienza di Krishna, perché poi il rimpianto, quando saremo più lucidi di adesso, il rimpianto del non essere riusciti a fare per nostra pigrizia, per nostra indolenza, per nostra paura, eccetera, eccetera, tante paure, grazie, tante paure, poi sarà terribile, è brutto, 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 ma avrei potuto fare di più. Com'era quella canzone? Adesso sì, adesso che saprei cosa dire, adesso che saprei cosa fare. Oh, Dio mio, che ho tirato fuori Claudio Baglioni 1972, questo piccolo grande amore, reminiscenza di Piano Bar. Cioè, poi brutto quella, adesso sì che saprei cosa dire, adesso sì che saprei cosa fare, bruttissimo, no? O no? È brutto. Adesso sì che saprei cosa dire, oh, l'avessi detto o fatto prima. È bruttissima come sensazione, si chiama rimorso, rimpianto, cioè non sono cose belle, no? Risentimento, rimpianto, rimorso, pesantissimo. Allora, l'anima rimane immutabile, è il corpo che cambia. Allora, ora consideriamo due possibilità, che peraltro sono espresse nel 25 e nel 26, poco prima, verso 25 e verso 26. Krishna dice proprio, sentite, che questo verso e questa spiegazione sono proprio questa sezione qui, ultima sezione della prima ragione di Krishna ad Arjuna, nel secondo capitolo 25. L'anima, allora, l'anima invisibile, inconcepibile e immutabile, sapendo ciò non dovresti impietosirti per il corpo. 26. E anche se pensi che l'anima muoia e rinasca infinite volte, non hai alcuna ragione di addolorarti, o Arjuna, dalle possenti braccia. Chiaramente, no? Quindi, 25, supponiamo che prima che l'anima ci sia e poi che l'anima non ci sia. Cominciamo con l'anima, non c'è un'anima. Allora, la vita, materia.
tutta materia, il riduzionismo, no? Ridurre tutto quanto a materia. Va bene. E cosa sta facendo la materia? Sta soltanto cambiando, passando da uno stato all'altro, no? Passando attraverso diversi stati e stadi. Questi passaggi non dovrebbero essere per noi motivo di... È natura che va avanti, è natura che procede. Che motivo abbiamo di lamentarci? Che motivo abbiamo di disperarci? È materia. Ha senso? Che senso ha l'etica? Se tutta... No, perché ve la ricordate quando ci fu quel referendum sulle cellule staminali, l'embrione, vita, non è vita, possiamo intervenire, possiamo non intervenire. Allora c'erano i materialisti che dicono no, si deve, tanto non è vita l'embrione. Ma ricordate? Quasi 25, circa 25 anni fa. No, no, no? Vagamente. Vagamente, tu ti ricorderai. Io lo ricordo che mia nonna... Sì, ti ricordi, no? Cioè, tua nonna ti ricordi? No, mia nonna, perché comunque era, insomma, credente, lei pensava comunque che l'embrione c'era l'acqua. Ecco, allora, che senso ha questo? Tutti quanti comunque ragionano in termini di materia. Qual è il valore di questi rigurgiti etici e morali? Da dove verrebbe l'etica e la morale se è tutta materia? Viviamo tutti i santi giorni per il corpo, pensando di essere questo corpo. Ma da dove viene fuori il concetto dell'etica? Ma se, allora, materia significa che sono tutte reazioni chimiche. No? Tutte reazioni chimiche. Se io vado da Rasa Chari e gli stacco una mano con un morso, signore mio, che scena terribile! Perché mi dovrebbe denunciare, o qualcuno dovrebbe denunciarmi? Sono reazioni chimiche, la mia è una reazione chimica. Sarebbe una reazione chimica, no? Perché mi incolpi? Perché mi stimoli a ravvedermi e a considerare altri elementi che nella tavola degli elementi non sono presenti e fin da piccoli cosa ci insegnano? Da dove proveniamo? La vita da dove proviene? Dalla materia. Da un'esplosione, la materia, e poi dalle scimmie, insomma, da un'esplosione dalle scimmie, no? Quindi materia. Sì, la materia organica e la materia inorganica. Materia organica, però è sempre materia. Sempre materia, no? Quindi qual è? Dov'è? I sentimenti. Chiedi ad uno scienziato, neuropsichiatra, chiedete che cos'è l'intelligenza, che cos'è la mente. Altro non sono, perché poi le domande, no, le abbiamo anche rivolte, prima di noi, altri, no? Cos'è la mente, cosa sono le emozioni, cos'è l'intelligenza? Sono interazioni elettrochimiche fra neuroni cerebrali, ancora una volta tutta materia. Allora, che cos'è il lamento? La lamentela stessa stabilisce che non sei materia. Perché? Ti sta suggerendo chiaramente che non sei materia, no? Sei materia. Perché io non vedo la materia lamentare. Quel termosifone lì ha la stessa, una combinazione differente, stessi ingredienti, elementi di base, questo si sa, no? O questo PVC, o combinati diversamente. Perché non vedo mai un termosifone piangere? Sì, forse quando c'è una perdita. Beh, però un'altra cosa, non è proprio la stessa cosa, non è quello il senso. Hare Krishna, vai. Perché non vediamo il PVC lamentarsi quando lo calpestiamo? Provate a calpestare Bhaktin Palmira. La prima, la seconda, la terza non ve la fa passare, Disha. Giusto? Ok. Perché? Allora, queste sono le contraddizioni tipiche dell'ottusità, che derivano dall'ottusità. Allora, o lo ammetti che c'è o non lo ammetti. Allora, è soltanto, loro dicono, sono soltanto elementi chimici miscelati in un modo particolare
a creare una forma particolare, specifica, poi si mescoleranno in un altro modo a dare, a formare una nuova condizione, creeranno un'altra forma. Quindi cos'è tutto ciò che accade? Durante dalla nascita alla crescita, la riproduzione, il declino che chiamiamo morte, no? Che ci fa tanta paura, no? La morte, tutta materia. Lo dicono. Alla fine tornerò, un mio amico, mi ricordo, un mio amico psicologo, era un mio compagno di scuola, poi è diventato psicologo, eccetera. Cosa succede alla fine della vita? Torni ad essere materia, humus, torni ad essere. E allora perché? Quando attraversi la strada guardi a destra e a sinistra. Ma quello è come si chiama? L'istinto di sopravvivenza. Ah, sì, eh. Allora da dove viene l'istinto di sopravvivenza? Chi è che Qualcosa di vuole simile, sopravvivere? perché vuoi sopravvivere? Quale? Fammi vedere quale atomo. Ovviamente mi ha tolto. No, io l'ho detto, mi ha tolto il saluto, eh. Sì, parliamo di. Era il 2005, 2006, mi ha tolto il saluto. Eravamo proprio amici, amici, amici. Ho detto, mi dici quale atomo, per favore, fammi vedere quale atomo starebbe aspirando a sopravvivere. L'atomo che scrive una poesia. Dai, fammi, niente, mi ha tolto il saluto. E vabbè, Hare Krishna, che ci posso fare? Quindi, sono anche quella che poi è morte, no? Sono sostanzialmente che cosa? Variazioni di miscele chimiche, chiamiamole così. Non sono un chimico, quindi non uso la terminologia adatta, ma non facciamoci ingannare. Quando tu ascolti parlare uno scienziato, e noi scienziati non siamo, no? Nessuno di noi ha una preparazione scientifica, forse Bhakti Nirina, però al netto di Bhakti Nirina, dico, se noi sentiamo parlare uno scienziato, non dobbiamo pensare che poiché non ci capiamo niente, quella persona sia molto, molto più intelligente di me, di noi, molto più avanzati, no? Che semplicemente stanno usando una terminologia tecnica. Anche io, se gli dico a uno a secco, vyakta, 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 no? Guna, karma, mi guarda, cioè, che stai dicendo? Quello, però, se glielo spiego, semplice, semplice, gli stessi concetti con parole, come diceva mia nonna, commestibili. Parla commestibile. Se parlo commestibile. Mi capisce, no? Quindi no, non è che non li capiamo perché sono molto intelligenti, sono molto avanzati e non potremo mai capirli, perché non ho capito una parola, ha parlato mezz'ora e non ho capito un H. No, perché sta usando una terminologia tecnica con la quale non abbiamo dimestichezza. Ma chiedigli di parlare commestibile. Parlate con me chiedigli di parlare commestibile, di non fare gli azzeccagarbugli. No, sapete azzeccagarbugli? Quella l'idea, no? Per incartare, infinocchiare Renzo, no? Per arrivare. Non ci ho capito niente, mamma. Allora, azzeccagarbugli, no? Chiedetegli di parlare commestibile, parlategli commestibile e vi renderete conto che non c'è proprio sostanza. C'è base. No, ma non ce n'è proprio. Non c'è base proprio. No, no. Chiedetegli con quale atomo sto parlando adesso? Un insieme di atomi. Però tu dici io, tu non dici noi. Chi è? Da dove viene? Mostrami il laboratorio, l'elemento senziente. Oppure riportami in vita un cadavere. Dico, sono 300 anni che state parlando, diffondendo l'idea che siamo materia, che tutto è venuto da un'esplosione, no? Datemi almeno come dire, sì, uno straccio di prova in modo che io possa corroborare, possa rinnovare la mia fiducia nei vostri confronti. Niente, niente, assolutamente nulla, solo parole, parole e parole. Perché le sostanze chimiche non hanno coscienza, non hanno emozioni. E torno a dire, quelle che noi chiamiamo emozioni e che loro chiamano emozioni, sono, secondo loro, altro non sono che interazioni elettrochimiche fra neuroni cerebrali. Materia, riduzionismo. Non hanno, in altre parole, le emozioni, i sentimenti, i desideri. Non hanno valenza metafisica, secondo questa teoria. Per conseguenza, poiché non hanno valenza metafisica, non hanno motivo di agitazione. Non c'è motivo, non meritano la nostra agitazione.
e materia sono reazioni chimiche, avvengono costantemente reazioni chimiche. Perché quella reazione chimica lì del che chiamo morte di una persona cara mi fa piangere e un'altra reazione chimica fredda, fredda, impersonale chimica, quell'altra non mi fa piangere invece? Perché? Non ricordo, ricordo di l'autofagia, sono vegetariano. Allora, allora, consideriamo invece l'esistenza dell'anima. Consideriamo invece la teoria dell'esistenza dell'anima e mi avvio verso le conclusioni. Allora, noi lo vediamo che osservando una persona, no? Osservando anche la nostra stessa esperienza, no? L'auto-osservazione è importante. Cos'è che vedo? C'è un fattore immutabile. Bambino, ragazzo, adulto, uomo di mezza età, o donna di mezza età, anziana. Allora, cos'è che vedo? Tanti corpi che cambiano. Però c'è un elemento che non cambia mai. Non solo i corpi vedo che cambiano, vedo e constato anche che le mentalità cambiano. Le emozioni non provate. Da bambino, non è così, no? Bambino, gioca, eccetera. Nell'adolescenza, ho detto adolescenza, nell'adolescenza uno è appunto è un po' adolescemo, così un po' c'è adolescemotto, diciamo, adolescenza, famosa adolescenza. Poi magari è ribelle, anticonformista, baudelariano, spacco tutto, e poi magari, ok, rifiuto tutto. Poi ragazzo, inizia poi a mettersi in riga, a capire, poi adulto, eccetera. Quindi io vedo che anche la mentalità cambia, i gusti, persino i gusti alimentari. Oggi io stravedo per gli spinaci, per la bieta, ditemene un altro, le cicorie, la cicoria, buonissima. Da bambino la cicoria, a Bari si dice è amara la cicoria, no? È perché è amara la cicoria, no? Quindi anche i gusti cambiano, possono cambiare altre cose. Quindi il corpo cambia, l'aspetto sottile cambia, ma c'è un elemento che non cambia mai. Io non cambio. Io da piccolo avevo questo corpo e quella mentalità. Io da adolescente avevo quel corpo e quella mentalità. Io da adulto questo corpo e questa mentalità. Io da mezza età avrò quella, l'anziano avrò quel corpo e quella mentalità lì. Ma io non cambio mai, quindi questo lo possiamo constatare tutti. Chi è quell'io lì? Chi è? Ecco la Bhagavad Gita, quel fattore immutabile durante tutti i mutamenti del corpo. E poiché... Io vedo pure mio padre, no? Alza un po' la voce. Io vedo anche mio padre, che ha 73 anni, vabbè, non è tanto bravo di una malattia, tutto quanto. Alza la voce. Lui dice sempre, io mi sento come un ragazzino, quindi è l'anima, da lì si vede che l'anima è eterna, l'anima è sempre giovane, no? E... Ti ringrazio molto per questa cosa qui, perché non solo io sono l'anima, ma poi vengono descritte anche le caratteristiche dell'anima. L'anima è eternamente giovane. Ecco perché da lì capisco che io non sono materia. Perché se io fossi materia, a 90 anni, 90 anni, perché questa aspirazione ancora preoccupata? Dice adesso 70 anni, vorrei correre per le scale o correre per le strade o in bicicletta come facevo quando ero ragazzo. Perché? Chi è? Che stranezza, no? Più a esprimere l'anima. Sì, esatto. Si sente sconfusionato. Tu sei sempre tu, ma il corpo ormai è un catorcio, no? È un catorcio, non ti fa fare più le cose... Neanche dormire è più come prima. Prima, da adolescente, ti spegnevi nel sonno e ti risvegliavi 10 ore dopo, fresco come una rosa, senza proprio un attimo di... Adesso, non è facile, non, persino dormire, no? Proprio le cose basilari, mangiare, devi stare attento, dormire, okay. Allora... E tutta questa chirurgia plastica che tutti vogliono perché non possono accettare che invecchia, no? Perché l'anima è sempre giovane. Esatto, l'anima è sempre giovane, per quello vogliono rimanere sempre giovani, anche con la chirurgia plastica.
Oh, la stessa medicina, cioè la medicina estetica certamente, ma anche proprio la medicina stessa. Qual è lo scopo della medicina? Quello di prolungare e migliorare, no? Prolungare, ma se potessero migliorare e se potessero decidere loro di quanto prolungarla, di quanto la prolungherebbero? Eternamente. Eppure siamo circondati da queste intuizioni tutti i giorni, eppure no. No, perché? Perché diciamo no anche all'evidenza? Per invidia, tamisra nei confronti di Krishna. Si chiama tamisra, ovvero quell'invidia che ci fa diventare ignoranti, ottusi. Perché lui? Perché lui il supremo? Io mi dovrei sottomettere eternamente a lui. Preferisco stare male, ma mi sta bene, purché senza di lui. Non sto bene, ma mi sta bene questo non stare bene, purché sia io a decidere per me, che poi decidiamo. È il corpo che decide per noi. Upasevate, dicevamo l'altro giorno, Upasevate nella Bhagavad Gita. L'anima gioisce del mondo intorno. Per dire gioisce, no? Usa la parola Upasevate. Seva significa servizio. Cioè, praticamente l'anima non è che gioisce, è che è al servizio del mondo, e siamo sempre servitori comunque, upasevate. Allora, quindi come, e concludo, come il verso precedente attestava, la nascita è certa per chi muore, la morte è certa per chi nasce. Ok, quindi qual è la cosa più importante? Siccome è così, la nascita è certa, la morte è certa per chi nasce, e la rinascita è certa per chi muore. E chissà quante volte, da quanto tempo va avanti questo ciclo. Qual è la cosa più importante che dovrebbe fare una persona saggia? Scoprire, cosa dice Shrila Prabhupada? Scoprire come poter raggiungere, non solo uscire, come poter raggiungere, visto che la nascita è certa per chi muore e la morte è certa per chi nasce, poi di nuovo la nascita è certa per chi muore, eccetera. Esatto, come posso dopo la morte raggiungere la destinazione migliore in assoluto? Questa è la persona saggia, aspira a questo, visto che è così, sia che si avalli la teoria che l'anima c'è, sia che si sposi la teoria che l'anima non ci sia. Dove posso arrivare per tanto? Sì, come posso raggiungere una destinazione? La migliore delle destinazioni una volta abbandonate queste spoglie mortali. Quindi, piuttosto, qual è il senso? Perché qui Krishna dice non per cinismo o per insensibilità, perché qui Krishna dice non lamentarti, non è degno di lamento. Questi cambiamenti della materia non meritano il tuo coinvolgimento emotivo nella forma di eccitazione o di agitazione, no? No, quindi non perché dice questo, perché dice piuttosto che sta dicendo in maniera molto sensibile, molto personale, molto affettuosa, quindi altro che cinismo, insensibilità, no? In maniera molto affettuosa, premurosa, ci sta dicendo non lasciarti catturare dalle emozioni derivanti dalla percezione di ciò che accade fuori, no? E quindi dalla percezione del piacere sensuale. Non ti lasciar catturare da questa pianta carnivora. Mettiamo uno è pieno di conoscenza. Sì. Pieno di conoscenza Spirituale? è Spirituale? spirituale. Ok. Come fa cioè non piangere anche. Cioè, capisce, è pieno di conoscenza, il suo comportamento, se vabbè, non si preoccupa, non è cinico, però è pieno di conoscenza e quindi non piange quando muore qualcuno, non Ok, piange oh, agli occhi degli altri. sì, Come potrebbe questo essere non visto? sembrare essere visto? Allora, prendiamo un esempio proprio lampante, no? Srila Prabhupada, ok? Si è limitato dal suo seggio fermo, dal suo eremo a Vrindavana, si è limitato a dire, mentre qualcuno prendeva appunti, Krishna
Che senso ha lamentarsi? È tutto, sono soltanto stadi della materia, l'anima condizionata passa dallo stato non manifestato, avyakta adini, poi avyakta madhyani, poi di nuovo avyakta adini, manifestato, non manifestato. Che senso ha lamentarsi? È questo che ha fatto Shila Prabhupada? Cosa ha fatto Shila Prabhupada? Mentre lo diceva, cosa faceva? Qual è l'essenza? Tu dici con l'esempio, ma che cosa? Cosa ha fatto Shila Prabhupada? Agiva, sì. Dai, agiva? Dillo proprio fino in fondo, senza paura. Che fa? Shila Prabhupada che ha fatto? Ha distribuito compassionevolmente strumenti pratici per farsi tirare fuori da Krishna, da questo mondo materiale, affinché Krishna ci tirasse fuori tutti. E l'ha detto proprio, io in questa vita ho il sentore che tornerò da Krishna. Effettivamente lui piangeva lui piangeva però per Krishna. E certo, per Krishna. Esatto, non è che è privo di emozioni. Non so se poi nella sua esperienza, non ho sentito, tipo che era triste per qualche devoto che stava maggio, oppure non lo so, per... No. E la sua preoccupazione appunto è sempre... Sì. Interior, cioè, sempre una cosa che avevo consciente. Stava male perché vedeva quell'anima sotto... Una volta, lo ricordate, una madre devota con sua figlia, giovanissima, proprio meno che adolescente, a cui avevano diagnosticato la leucemia. Entrarono tristi, no? Nella stanza di Shila Prabhupada per ricevere da Shila Prabhupada le benedizioni. Prabhupada l'ha guardata, la ragazzina malata, di fronte ai genitori, e le ha detto: ma tu perché pensi forse che qui dentro non morirà nessuno? Morirò io, morirai tu, morirà tua madre, moriremo tutti qui dentro. Quindi perché lamentarsi, lasciarsi così coinvolgere da quella cosa lì? Piuttosto diamoci da fare per tornare da Krishna e per aiutare gli altri a non rinascere più, perché altrimenti sì che c'è da piangere. Lì c'è veramente da piangere. Ogni nuova nascita. Allora, Shila Prabhupada, però, ricordate quando quella volta passò di fronte ad un incidente, era in macchina con i suoi discepoli, stavano viaggiando, lo stavano portando da qualche parte, in qualche posto per predicare, passarono di fronte ad un incidente mortale, corpi ricoperti da lenzuoli bianchi, e Prabhupada non ha fatto una piega, grazie, non mi veniva grinza, ma non mi tornavano i conti. Non ha fatto una piega. Poi sono passati di fronte ad un, credo fosse un campo di golf o surf, qualcosa del genere, delle persone che stavano giocando a golf o surfando. E lì... apparentemente felici. Lo golf, capito? Non mi passi la mazza. Allora, lì hanno visto Prabhupada, il viso di Prabhupada rigato da una lacrima. Prabhupada, perché prima siamo passati? Stai piangendo per quelli di prima? O forse perché non hai pianto per quelli di prima morto e stai piangendo adesso? Prabhupada ha detto, perché quello di prima oramai, quel che è fatto, chissà. Ma io piango per questi perché stanno sprecando pietosamente la loro vita. Un'altra volta, cosa stanno facendo? Le persone stanno venendo sul set, cosa stanno facendo? Surfing, Shila Prabhupada, surfing. Ah, suffering. No, Shila Prabhupada, surfing, pensavano che non sapesse Prabhupada. No? Surfing, Shila Prabhupada, sì, ho capito. Suffering, I understand, suffering. No, Shila Prabhupada, surf. Segui il labiale, surfing. Sì, lo so, e stanno soffrendo. Perché? Chi se lo ricorda perché? In realtà loro pensano di starsi a divertire, in realtà stanno soffrendo, si stanno preparando ad una sofferenza indicibile. Perché? Si stanno preparando per un corpo di te. Gli piace così tanto guizzare tra le onde che Krishna sarà costretto a dargli un corpo di pesce. Certo che è un'anima eterna, piena di conoscenza e di felicità, incastrato in un corpo di cefalo. Dimmi tu, con tutta la buona volontà, proprio, no? Si dice proprio, oppure una cernia, sei proprio una cernia, sei. No, si dice così, no, una cernia, testa di cernia. Di compassione per le anime, dalla coscienza, dalla coscienza, non per i corpi.
Esatto, i puri devoti sono pieni di compassione nei confronti di tutte le anime dalla coscienza contaminata. E quindi non si limitano a dire, ma che ti lamenti, che piangi? Per distribuire la conoscenza a tutti. Affinché non si lamenta nessuno. Affinché si risolva il problema alla radice del lamento, di queste geremiadi, sì. No, costanti. Infatti si dice sempre che i quattro problemi, cioè i problemi sono solo quattro. Appunto, nasce da malattia, già il mambrito e già la viale, nasce da malattia perché è morto. Quindi dovremmo rivolgerci a Krishna, la persona saggia si rivolge a Krishna per coltivare che cosa? Per risvegliare, per riallacciare che cosa? Questa relazione d'amore con lui. La persona saggia fa questo, dovremmo fare tutto in modo che tutte le nostre capacità si purifichino, capacità fisiche, capacità mentali, capacità cognitive, tutte le nostre capacità si purifichino, permettendoci così di ritornare al livello spirituale, ovvero ritornare nella nostra condizione naturale, dove tutto possiede il valore della durevolezza. Hare Krishna. Va bene, io mi fermo qui. Intanto c'è, vediamo chi ha scritto. Ah, Bhakti Victoria, una citazione di Bhakti Victoria. La perfezione del puro servizio devozionale si ottiene, questa è una citazione dall'1.8.42, quindi le preghiere della regina Kunti, capitolo 8 del primo canto. La perfezione del puro servizio devozionale, dice Srila Prabhupada, si ottiene quando tutta l'attenzione è rivolta al servizio d'amore trascendentale offerto al Signore. Recidere il legame di tutti gli altri affetti non significa negare completamente gli elementi più fini, più sottili, più raffinati come l'affetto per qualcun altro. Non significa, quando si dice recidere gli altri affetti, non significa negare questo elemento raffinato che è l'affetto per qualcun altro, perché non è possibile. Un essere vivente, chiunque esso sia, deve avere questo sentimento di affetto per gli altri, perché questo è un sintomo della vita. I sintomi della vita, come il desiderio, la rabbia, le brame, no? I desideri, i sentimenti di attrazione, eccetera, non possono essere annientati. Bisogna soltanto cambiare l'obiettivo. Hare Krishna, grazie. Thank you so much. Allora, qualcuno vuole dire qualcosa? Ah, c'è un però. Ah. No, c'è un però, c'è. No, ma voglio dire che sì, in teoria Silvia capisce che non bisogna piangere, però se si aveva qualcuno caro, oppure succedono le cose gravi, le malattie, si viene da lì a piangere, viene nella tristezza, e questo forse ancora. Certo, è normale. Però anche in quel caso uno ha ragione, pieno di conoscenza, anche lui veramente è un ignoranza, però per ignoranza, no? Ignoranza, se ci viene da piangere è perché siamo ignoranti, cioè noi dovremmo essere in realtà addirittura felici, se, allora questa è una felicità che viene dal nostro impegno serio in coscienza di Krishna. Veramente Krishna può rendere possibile ciò che adesso è inimmaginabile. Krishna è onnipotente, questo ce lo dobbiamo, non dobbiamo pensare che le glorie del Santo Nome, le glorie di Krishna siano immaginarie, no? Come leggiamo tutte le mattine. Krishna veramente può compiere il miracolo e portarci così, riportarci nella nostra condizione naturale, per cui, grazie alla quale condizione, quindi relativa visione, noi possiamo vedere davvero che siamo anime e non siamo questo corpo. E quindi di conseguenza diventare veramente contributivi. Non fermarsi un attimo e contribuire a rendere questo mondo un posto migliore dove sempre più persone possano apprendere tutte queste cose qui. Però il fatto che sia comprensibile le lacrime anche da parte di noi aspiranti puri devoti siano comprensibili, ma non per questo giustificabili. Vuol dire che siamo ancora ignoranti. Krishna ce lo dice proprio, Yamaraja ce lo dice proprio, loro sì che sanno le cose come stanno e lo dicono per noi. Di che ti lamenti? Questi microtraumi ai nostri cosiddetti valori
Il valore dell'affetto, quella come la citazione che ha riportato Bhakti in Victoria. Quando si dice di rinunciare, di recidere tutto questo, non ci si sta, non si sta chiedendo di recidere proprio la tendenza ad avere emozioni o affetto. Quindi, ecco, dobbiamo soltanto cambiare l'oggetto del nostro affetto. Io faccio una cosa adesso per far sì che ovviamente sono attaccato alle mie vite, però ecco, cerco di vedere anche, cerco di portare alla mente che tipo, se sto servendo, vabbè, capisci? Cioè tipo vedere mia figlia come Vishnu, cioè come una parte di Una parte di Vishnu, e cercare di non vederla come figlia mia, perché appunto non è mia. Per abituarci, per cercare di contrastare questa. sì, Però probabilmente non ci vabbè. riuscirai mai. No, allora. Che poi neanche così, nel senso che sì, tu te la puoi, però il punto è che com'è che arriva la chiarezza e la purezza? La chiarezza e la purezza, ne parlavamo qualche mattina fa, no? Se io mi ricollego a Krishna, ottengo chiarezza e purezza. Eh sì, bisogna Collegandomi a studiare. Krishna, Come si fa? Studiando, servendo, servendo, poi bendo, così. assimilando, distribuendo, assimilando, disseminando. Questo è solo così. Questo significa mettersi in contatto con l'onnisciente Krishna, che può darmi chiarezza, può darmi conoscenza, e col supremamente puro Krishna, che può quindi purificarmi. Quindi, se io mi impegno al servizio devozionale, ottengo chiarezza e purezza naturalmente, senza bisogno di negare, di sforzarmi intellettualmente di negare. No, ti devo vedere come. No, quella chiarezza ci viene da Krishna, impegnandoci naturalmente a No, conoscenza di certo, sì, Krishna. vabbè, no, forse non mi sono No, vabbè, da quello spiegato. che avevi detto sembrava. No, cercare anche di guardarla per quello che è, Sì. cioè, per dirla. C'è anche un aspetto anche di Voce? guardarsi, no? Sì, veloce. Di guardarsi, anche mentre magari la torta il cane mio è insomma, deceduto, in quel momento mi è venuto un po' da piangere. Però a un certo punto mi sono osservato mentre, insomma, mentre stavo così un po' piangendo per questo cagnolino che stavo sempre stato con noi. E mi rendevo conto che questo pianto era comunque determinato da un condizionamento, cioè, quindi è giusto anche, cioè, se uno può piangere per una situazione, per carità, però è importante sempre che ci osserviamo anche dal di fuori, in questi momenti, nel senso di vedere che veramente sono i guna che interagiscono con gli oggetti, anche in quel momento, quindi è la parte proprio condizionata che sta, diciamo, che sta soffrendo in quel momento. E in quel caso noi ci distacchiamo proprio da quella emozione, no? Anche se la proviamo, Sì, l'abbiamo conosciuta. il punto è che noi consideriamo gli altri delle protesi. Questo è il punto. Abbiamo un vuoto, come mi manca un braccio e mi metto una protesi. Mi sento vuoto e mi metto con te, a livello di amicizia, a livello di coniugale, a livello dei figli che colmano un vuoto, no? Non Sì, funziona così. questa è la prima Non cosa. funziona. Io mi devo collegare a Krishna. Io sono al momento ellittico di Krishna, mancante di coscienza di Krishna. Se io mi ricollego a Krishna, Krishna mi dà chiarezza e purezza. Può farlo Krishna, siamo noi che sì, vabbè, no, sì, vabbè, un'altra religione, un'altra cosa, no, sì, però queste sono le cose più importanti, sono quelle di tutti i giorni, friendship, love and society, no? Amicizia. La vita è lì, nell'amicizia, chi trova un amico trova un tesoro, nell'amore, l'amore, l'anima gemella, la società, certo, perché dobbiamo insieme lottare per i nostri diritti, eccetera, eccetera. Vuoti che si riproducono, No, praticamente. vuoti che cercano di colmare i vuoti con altri vuoti. Sì, appunto, cerchi di colmare il vuoto con un altro vuoto, riempendolo di vuoto, praticamente. È chiaro che il vuoto rimane tutto lì, è chiaro che se mi vieni a mancare, sto male da morire, posso anche arrivare a suicidarmi. Invece quel vuoto si riempie con Krishna, quel vuoto ha le esatte dimensioni di Krishna, è il nostro vuoto. Quando Srila Prabhupada nella Shrisha Upanishad dice, ogni forma di
incompletezza deriva da una comprensione incompleta del tutto completo. Lo ripeto. Ogni forma di incompletezza o incompiutezza che possiamo sperimentare, da dove deriva? Da una comprensione incompleta del tutto completo che è Krishna. Krishna è tutto completo. Quindi la forma perfetta del vuoto. È la forma perfetta del nostro vuoto. Om Purna. Om Purna, l'invocazione della Shishupanishad. Om Purna Vadam, Purna Midam. Purna Mudachate, Purnasya Purnamadayam. Purnameva Vashishate. E aiutiamo gli altri. E a questo proposito vi faccio vedere delle foto molto belle, molto belle assai. A me vengono emozioni, io capisco con l'intelligenza, io capisco che questa è la mia ignoranza, però non devo adesso nel livello in cui sto artificialmente proprio spegnere, no, io non posso. No, ma non devo farlo. No, io devo far fare a Krishna. Io mi devo ricollegare a Krishna attraverso il servizio di devozione, che significa assimilazione e disseminazione della coscienza di Krishna, e Krishna naturalmente mi darà chiarezza e purezza. Chiarezza perché se io mi avvicino all'onnisciente supremo Krishna, ottengo naturalmente chiarezza e conoscenza, e purezza perché lui è l'onnipotente puro, è supremamente puro, ma avvicino a lui, mi ricollego a lui, divento puro pure io. Divento puro pure io. Non devo fare qualcosa di E poi in artificiale. base a quanto ci facciamo trascinare da un evento, questa cosa ci fa da specchio per quanto noi siamo collegati a Krishna. Se mi faccio trascinare troppo, vuol dire c'è qualcosa. Eh sì, dai, no? Lasciamoci trascinare da Krishna, dal puro devoto di Krishna. Allora, anche i bambini possono fare. Guarda qui, c'è questa bambina con il libro Scienza e Coscienza. Sicuramente la mamma, ora non mi ricordo, la mamma devota, non lo so. Dai, aiutami a distribuire questo. Oh, che bello, no? Aiutami a distribuire i libri a mamma, no? O a papà. Allora hanno rilasciato questo libro chissà dove. Qua. Ah, Italo Treno, un santo cammina tra noi, un viaggio, il vero viaggio. Srila Prabhupada ci vuole riaccompagnare a casa per mano. Un santo cammina tra noi, bravissimo, eh? Bravo, chi l'ha fatto? Questo dovrebbe essere Bhakta Alessandro. Sì, è lo stesso Bhakta Alessandro, sì. Erano in viaggio. Subito si portano i libri. Lui poi ha libri ovunque, se li mette nella macchina, dietro, c'è sempre qualche libro. Questo è in viaggio, poi nell'ambito della campagna non abbandoniamo i cani, abbandoniamo i libri. Ecco perché c'è l'immagine del cane. Ecco, vedete qui è questa ragazza, qui è stato. Questo è Bhakti Invidiana, che ogni tanto prende i libri e li regala a persone che in qualche maniera incontra. Ecco qui, un classico rilascio in un supermercato tra i detersivi, perché la coscienza di Krishna rimuove anche lo sporco più ostinato. Qui Bhakta Alessandro in estasi dietro un banano, non baniano, ma dietro un banano, più di un banano, pronto per andare a distribuire i libri nel circondario. Che cosa, come si chiama? Cenerentola, no? Biancaneve, chi è? Biancaneve. Ai piedi di Biancaneve c'è la cucina degli Hare Krishna. Sono questi tipo gadget, no? Le bomboniere così. Tac, questa qui è la bomboniera. Che sono quelle conchiglie, eh? Sempre in un negozio di gadget, di souvenir, chissà dove, i segreti dei Veda. Se si avvicina all'orecchio una conchiglia si sente il mare. Se si avvicina all'orecchio un libro di Srila Prabhupada si sente l'amore per Krishna. Qui vicino una bicicletta che in realtà è un vaso, no? Una composizione di vasetti, così, vasi da Hare Krishna, karma e reincarnazione. Su Vyasa Sana, vedi Srila Prabhupada su Vyasa Sana, sulla poltroncina. E qui questo è Bhakta, siamo pronti per il Govinda. Questo è Bhakta Fabio ieri che ha pensato di rilasciare un libro qui nel reparto di macelleria. C'è gente che mangia carne, magari lo prende al volo e cambia idea.
Una volta un devoto ha raccontato che era in Sankirtan, stava distribuendo libri, rilasciò un libro ad una persona che aveva una macelleria, ritornò l'anno dopo e al posto della macelleria c'era un fruttivendolo. Sempre lui. Quello ha causato la... Era sempre lui, era di sua proprietà il negozio. L'anno dopo è ritornato a Roma, qui a Roma era, credo. Quindi, qui un carrello della spesa, giustamente. Di ieri. Ieri, questo è di ieri. Hai lasciato tu questo qui? Sì. Ah, sì, tu l'hai lasciato lì. Sì, questo qui nel carrello. E va bene, Hare Krishna devoti. Grazie per queste foto perché sono molto ispiranti e possono ispirare tantissime persone a fare come voi. Quindi veramente complimenti, inondatevi di foto. Io adesso ho deciso che ogni giorno farò vedere delle foto e Hare Krishna, quindi mi raccomando. Crossing. Srila Prabhupada chi? Jai. Questo è il link per il Crossing. Questo è il link per il Crossing. Partecipate. E adesso faccio vedere la sigla e tutti andiamo a rispettare un po' di Prasadam e a prepararci per la festa della domenica. Ci rivediamo oggi pomeriggio intorno alle 17:30, ma più 17:30 credo. 17:30 e con la festa della domenica, quindi lezioni sulla Bhagavad Gita, cerimonie, canti, danze. Hare Krishna. Shri Prabhupada ki jai, Granta Raja Srimad Bhagavatam ki jai, Nitai Go Premanande, io arrivo, Hare Krishna Devoti. Su Zoom abbiamo Rosalba, Francesco, Valentina, Hare Krishna, buona giornata, e poi tutti i devoti su Facebook e coloro i quali riascolteranno questo studio. Sullo Srimad Bhagavatam, ma anche da YouTube. A più tardi. Hare Krishna.